Noi arriviamo da Tavuglia, quindi l'Emilia Romagna, l'idea nasce dal presidente Fabrizio Pecci e noi siamo qui a Carmagnola perché rappresentiamo il Piemonte. Andando a fare due o tre info su di noi, noi partiamo da un vivaio che sviluppa le piante, quindi una pianta certificata, una pianta selezionata, quindi dall'Asia, il Moso, ecco perché si chiama Only Moso, che dopo 4 anni di fatica per entrare nella testa dell'agricoltore su una coltivazione innovativa, siamo arrivati finalmente ad avere le coltivazioni produttive. La parte più importante dell'agricoltore quando fa l'impianto qual è? Il contratto di ritiro, perché poi dice dove io lo vado a piazzare questo prodotto. L'azienda già ti fidelizza e ti dice guarda io, Consorzio Bambù Italia, quindi il CB, prendo i tuoi raccolti, quindi prendo i tuoi germogli e vado a fare un prodotto che si chiama Bambita. Quindi questo è il nostro brand e abbiamo fatto 6 tipologie di ricette per poter far conoscere al pubblico italiano ma anche estero un prodotto che è rimasto sempre nell'ombra dell'Oriente, quindi il cinese te l'ha sempre propinato ma non l'hai mai valorizzato. Questo è un prodotto made in Italy, quindi sia il germoglio cresciuto in Italia ma le ricette proprio selezionate con dei gusti italiani, degli chef italiani. Infatti io ammetto di avere già assaggiato tutto. Brava, e devo dire che il gusto, ovviamente parliamo di ricette che hanno a che fare col nostro tartufo, col nostro origano e tanti altri prodotti che noi ben conosciamo applicati al bambù che appunto come dicevi è rimasto finora un po' in disparte rispetto a quelli che sono i prodotti più conosciuti, più rinomati in Italia, ma il nostro territorio, parliamo del Piemonte perché ci troviamo qui, può ricavare un grosso potenziale dalla coltivazione del bambù? Certo, noi in Italia abbiamo 2000 ettari, quindi sono circa 800 imprenditori, agricoltori che hanno differenziato la loro agricoltura. Io seguo il Piemonte, un pezzo di Liguria, anche una frazione della Sardegna, perché ho delle coltivazioni anche là, ma parlando del Piemonte abbiamo 200 ettari che negli ultimi 4 anni hanno coltivato e la prossima primavera finalmente anche loro vanno a produrre. In primis il primo raccolto deriva dal germoglio, perché negli anni il germoglio cambia le dimensioni. Tra 2 anni, massimo 3 anni, avremo anche le coltivazioni che ci daranno il legno, e il legno nell'eco-friendly, nelle strutture dove si usa un legno alternativo e resistente troverà il suo spazio, perché si può lavorare nel mondo del tessile. Il packaging adesso anche qua in fiera tutti usano biodegradabile, perché la plastica è un prodotto che deve andare a morire per causa di forza maggiore. Il bambù ha delle proprietà a livello di legno eccezionali, infatti lo chiamano l'acciaio vegetale. Bene, speriamo allora che questa fiera faccia da vetrina per sì, voi, per tutto ciò che voi giustamente promuovete anche nel rispetto della sostenibilità ambientale, di cui c'è oramai tanto bisogno, e che magari possa risvegliare in molti la curiosità di sperimentare questo prodotto sicuramente innovativo e appunto ancora ignoto ai più, che però può riservare tantissime sorprese e anche dei benefici per noi, per la nostra salute, per il nostro futuro, perché bisogna anche guardare in prospettiva. Sì. Grazie. Io ringrazio voi per la vostra visita. Noi siamo a disposizione sia per chi vuole nella propria attività, nel proprio ristorante, mettere quel qualcosa in più, perché ci stiamo spostando anche a un discorso più vegano e più gluten free. Che adesso si sta moltiplicando da questa necessità. Assolutamente, siamo anche a disposizione per chi vuole inserire questa coltivazione che ad oggi dà concretezza con i nostri prodotti.